Buongiorno o buonasera, dipende da quando state vedendo questo video. E il racconto di San Giuliano di oggi riguarda le opere che erano conservate all'interno della chiesa. Quali erano i dipinti che decoravano le cappelle, che decoravano le pareti? Quali erano le sculture e dove sono andate a finire tutte queste opere? Ecco, nel nostro breve racconto cercheremo di rispondere a questi interrogativi. Cercheremo di rispondere a questi interrogativi partendo proprio dalla chiesa, di cui vedete due immagini, una fotografia in bianco e nero degli anni 40, invece una fotografia più recente legata agli interventi di restauro e di ristrutturazione di cui vi hanno parlato sicuramente i colleghi nei video che avrete già visto, che pure vi invito a vedere. Ecco, per rispondere a questi interrogativi partiamo da un edificio completamente svuotato dei suoi beni mobili, così come è oggi la chiesa di San Giuliano e così come era la chiesa nella foto che vedete. Una foto del 1944 circa, realizzata dallo studio Cresta di Genova, in un momento in cui l'edificio, per via della Seconda Guerra Mondiale, era stato svuotato dei suoi beni per metterli al sicuro a causa appunto dei bombardamenti. Ecco, non è stato facile cercare di restituire un resoconto di queste movimentazioni di opere nel corso dei secoli, anche perché abbiamo dovuto tenere conto delle trasformazioni dell'edificio, delle spogliazioni napoleoniche, delle varie dispersioni, delle acquisizioni giunte nell'Ottocento dopo le spogliazioni, a volte anche da chiese genovesi che erano state nel frattempo demolite, a degli acquisti, a dei trasferimenti, insomma una sorta di caccia al tesoro, alla ricerca dei dipinti, a Genova ovviamente, ma anche in Liguria e vedremo anche in Piemonte. Ecco, qual è stato però il punto di partenza per dare avvio a questa ricognizione? Partendo appunto da una chiesa vuota, così come voi la vedete. Ovviamente il punto di partenza sono state le fonti, quindi le fonti scritte del 600, del 700, soprattutto dell'800 che descrivono bene la chiesa, oppure le fonti archivistiche, la consultazione dei documenti d'archivio presso l'archivio di Casal Bordino, dove ora sono conservati i documenti dell'Abbazia di San Giuliano. Oppure, importante, è stata anche una ricognizione che nel 1993, grazie a una catalogazione ministeriale, è stata fatta delle opere d'arte che la Chiesa conservava. Non solo, chiamiamole beni mobili, una sorta di catalogazione che ha permesso di fotografare quello che in quel momento era presente all'interno della Chiesa, che è stato anche un pochino un nostro punto di partenza. Ecco, a proposito di fonti, mi fa piacere vedere con voi e leggere la descrizione della chiesa che nel 1885 fa Augusto Cervetto. Ci dice di fuori l'ingresso è decorato di un bel portale di lavagna. Sembra un ricamo, tanto sono belli i fiorami, gli archetti, gli arabeschi e gli ornati svariatissimi che vi sono scolpiti. Oppure continua, all'interno della chiesa è semplice e modesto, e il suo stile concilia assai il raccoglimento. È di una sola navata, le volte sono a sesto acuto, adorne di cordoni semplicissimi, più ampi il presbiterio e il coro, improntati di quell'architettura peculiare della nostra Riviera nei secoli XIV e XV. Ecco, partendo dal contenitore, andiamo adesso a vedere il contenuto. Le uniche opere ricordate nella chiesa dalle fonti più antiche sono tre dipinti di Luca Cambiaso. Tre dipinti con la storia della passione di Cristo, che raffiguravano l'orazione di Cristo nell'orto, la caduta sotto la croce e il Cristo crocifisso. Questi dipinti adornavano molto probabilmente le pareti del presbiterio e vennero rimosse dalla loro collocazione a seguito delle soppressioni napoleoniche tra fine Settecento e inizio Ottocento. Le fonti le considerano, a partire proprio dal Sette e dall'Ottocento, irrimediabilmente perdute,
E nella nostra ricerca abbiamo trovato traccia di questi dipinti di Luca Cambiaso in un documento datato 30 agosto 1802, redatto dall'amministrazione municipale sotto il governo francese, che conferma quindi che sono stati requisiti questi beni per essere o venduti o, in altri casi, non in questo, portati in Francia. Ecco, attraverso una ricerca abbiamo pensato che due delle tre tele di Luca Cambiaso si possano in un certo qual modo riconoscere in quelle oggi conservate nell'oratorio della Santissima Annunziata di Ovada. Qui vedete l'orazione di Cristo nell'orto, qui vedete la salita al Calvario. Queste due tele vennero acquistate proprio a seguito della requisizione dal marchese Giacomo Spinola, insieme ad altri beni che poi lui ha donato alla chiesa di San Michele di Pagana. In questo caso li dona all'oratorio della Santissima Annunziata di Ovada, che era collocato proprio accanto al suo palazzo, in questo luogo d'Oltregiogo, dove andava in villeggiatura. Vi faccio vedere adesso l'accesso della cappella ad orno, che è la prima cappella a sinistra entrando nella chiesa di San Giuliano. È una citazione di Federigo Alighieri, anche perché proprio Alighieri nel 1875, nella sua guida di Genova, ci racconta di come la chiesa sia stata spogliata dei suoi beni. Infatti scrive: «Scemata dei buoni quadri che l'adornavano, si regge in onore per una cappella costrutta nel secolo XV da Simone Adorno e dall'ultimo di tal parentado, che fu il marchese Agostino, rannobilitata di nostri rari cimeli. Da quell'antico si riconosce una tavola del crocifisso, ma il gentile vi porta preziosi intagli salvati dalle rovine di San Benigno». Ecco, questo ci permette poi di vedere un altro importante dipinto che era conservato a San Giuliano e che in questo caso abbiamo ancora a Genova. Ma volevo segnalarvi questa bella cancellata marmorea che apre e che permette l'accesso alla cappella d'Orno, una cancellata marmorea con gli stipiti delle figure allegoriche che raccontano l'età dell'uomo, e nella parte superiore un bassorilievo con le stimmate di San Francesco. Nella cappella, sull'altare, era collocata questa bellissima tavola realizzata da Giovanni Mazzone e Niccolò Corso alla fine del Quattrocento, che raffigura una crocifissione. Una crocifissione al centro, Cristo crocifisso, ai suoi lati la Vergine Maria e San Giovanni, più in basso da sinistra, Santo Stefano, il committente con l'abito dei benedettini neri, e una santa, probabilmente Santa Giustina. Un dipinto dove Giovanni Mazzone lavora soprattutto per quanto riguarda le figure, mentre invece a Niccolò Corso è stato la sua mano, è stata riconosciuta nella realizzazione del paesaggio. Siamo a fine Quattrocento e questi artisti rappresentano un nuovo corso per la pittura Genova e in Liguria, un nuovo corso caratterizzato anche dalla presenza di novità introdotte dall'ambito, dalla Lombardia, dalla pittura lombarda. È interessante questo dipinto perché rimane fino più o meno alla Seconda Guerra Mondiale all'interno della chiesa di San Giuliano. Poi, su consenso del marchese Cattaneo Adorno, viene trasferito nella galleria di Palazzo Bianco per essere protetto dai bombardamenti, e lì rimane fino al 2009. Molto probabilmente qualcuno la ricorderà nel percorso di visita, anche all'interno di una mostra molto interessante che si intitolava Il dipinto sul rovescio. Eravamo negli anni Ottanta e si fece una mostra sui retri dei dipinti su tavola, mostrando appunto le varie architetture. In questo caso il dipinto viene restaurato per l'occasione e se ne mostra il fronte e il retro. Ecco, è interessante una fotografia della metà dell'Ottocento, circa della seconda metà dell'Ottocento, di Noack, di questo quadro, perché ve lo fa vedere incorniciato con questa cornice neogotica, così come si trovava sull'altare della cappella d'Orno. Ma com'era quest'altare? Quest'altare, ne vedete una parte in questa fotografia, il dipinto era collocato al di sopra del gradone che voi vedete, mentre
in quest'altare, nella parte bassa, diventa pagliotto un rilievo. Anche qui siamo alla fine del 400, realizzato da Filippo Sorari da Carona e da Andrea Dacciona, due scultori di ambito lombardo, ticinese, che lavorano a Genova. E questo bassorilievo arriva nell'Ottocento dalla distrutta chiesa di San Benigno, ricordate, Alighieri ne parlava, e all'interno della ristrutturazione ottocentesca della cappella viene inserito a formare appunto il pagliotto dell'altare. Nella chiesa di San Giuliano vi erano anche delle sculture, in particolare una importante. Un crocifisso policromo ricordato dalle fonti ottocentesche come di grandezza naturale, scultura veramente magnifica, proveniente dal patrimonio disperso della chiesa di San Domenico a seguito della sua soppressione. La chiesa di San Domenico è la chiesa che viene demolita per lasciar posto alla costruzione del Carlo Felice. Lì in quella chiesa questo crocifisso viene ricordato da soprani nella Cappella de Marini, con il riferimento a Domenico Bissone, un importante scultore del Seicento genovese. L'opera rimane nella chiesa di San Giuliano fino all'inizio del 2000, fino al 2003, viene inserito all'interno della catalogazione del 1993 di cui vi parlavo, e poi viene trasferito a Pegli nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, chiamata anche Cappella Doria, dove oggi si trovano la maggior parte dei dipinti e delle opere provenienti da San Giuliano. Ecco, nell'Ottocento, a partire più o meno dalla seconda metà, la chiesa ebbe, come posso dire, un grande momento di ristrutturazione. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, grazie all'abate Pietro Casaretto, parte dell'edificio viene ristrutturato e la chiesa si arricchisce di dipinti. In questo caso, partendo dal presbiterio, Casaretto fa ricostruire l'altar maggiore che vedete nella foto e fa arrivare dalla distrutta chiesa di San Teodoro gli stalli del coro che ancora oggi sono lì conservati. Inoltre fa realizzare delle decorazioni marmoree e soprattutto un nuovo organo della fabbrica di famiglia Serassi, che attualmente non si trova più nella sua collocazione, è stato considerato disperso. L'abate Pietro Casaretto fa costruire anche una cappella dedicata a Sant'Anna, dove si farà seppellire dopo la morte, e in questa cappella dedicata a Sant'Anna avevamo questo dipinto che raffigura l'educazione della Vergine. Anche questo trasferito nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, appunto Cappella Doria a Pegli, soprattutto quando nel 1912 la cappella di Sant'Anna viene demolita per lasciare spazio a quella che diventerà poi Corso Italia e che ancora attraversiamo per andare all'abbazia di San Giuliano. Quindi non solo lavori intorno al presbiterio con l'abate Casaretto, ma arrivano a San Giuliano diversi dipinti che l'abate Casaretto recupera da, come posso dire, da edifici già appartenenti ai Benedettini. Infatti dall'abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure, l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, da questa abbazia arrivano 11 tele di scuola genovese, alcune esposte all'interno della chiesa, altre invece in ambienti, diciamo, adiacenti. In questo caso la disputa di Gesù nel Tempio viene collocata nel refettorio e oggi si trova nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Pegli. Invece altro destino hanno le quattro tele che erano conservate, nel presbiterio, due sulla destra e due sulla sinistra, alternate alle vetrate. Questa bella comunione di Santa Geltrude di Giovanni Battista Carlone, anche questa proveniente dalla Cervara, viene trasferita negli anni, all'inizio degli anni 2000, nell'abbazia della Novalesa in Val di Susa, quindi in Piemonte, insieme alle altre tre tele che decoravano il presbiterio, insieme alla tela col martirio di San Placido di Niccolò Carlone, che vedete nell'immagine. Scusate.
Insieme alla tela con il transito di Santa Scolastica, sempre di Niccolò Carlone, il figlio di Giovanni Battista, anche questa si trova alla Novalesa, vedete lo stato di conservazione non è ottimo, avrebbero bisogno di un restauro. E anche l'ultima tela di Raffaele Badaracco con la morte di San Benedetto, che si trovava appunto nel presbiterio della chiesa di San Giuliano, oggi si trova all'abbazia della Novalesa, ecco, in Val di Susa. Alla fine dell'Ottocento la chiesa, come posso dire, viene restaurata anche dal punto di vista decorativo. Dopo la ristrutturazione del presbiterio arriviamo alla decorazione delle pareti, delle volte, di parte dei pavimenti. I restauri realizzati da Carlo Termignon sotto la direzione di Maurizio Dufour tra il 1897 e il 1899, vi parlerà poi Valentina Fiore di questo, lasciano, per quanto riguarda le opere mobili, più o meno la situazione invariata, i dipinti così come si trovavano a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Vi è un momento di stasi negli anni della Seconda Guerra Mondiale, le opere vengono trasferite per essere in un certo qual modo salvaguardate negli anni della guerra e poi ricollocate dopo la Seconda Guerra Mondiale, mantenendo molto bene la situazione precedente. In questa immagine del 1972, una foto degli anni 70, noi troviamo la chiesa così come molti di voi forse la ricordano, se sono andati a qualche matrimonio, se l'hanno visitata entro gli anni 90. Quindi trovate ovviamente il coro, l'altare allestito con oggetti liturgici e i dipinti, vedete alle pareti, due dei quadri che abbiamo visto poco fa, che arrivavano dall'Abbazia della Cervara, adesso sono alla Novalesa. Ecco, in questi anni, negli anni di questa situazione della Chiesa, nel 1993, vi dicevo, viene fatta una catalogazione ministeriale. 94 schede OA, 94 schede di oggetti d'arte, che sono importanti testimonianze che fotografano i beni conservati nella chiesa prima poi dell'abbandono e del trasferimento. Sono schede che ci parlano non solo dei dipinti che abbiamo visto, ma anche degli inginocchiatoi, delle panche, degli arredi, degli altari, delle lapidi, delle superfici decorate, insomma, tutto quello che era all'interno della chiesa e che veniva anche utilizzato nel corso della messa. Ecco, tutti questi beni di cui abbiamo parlato, che in parte abbiamo visto e che in parte invece non vi ho fatto vedere, sono stati completamente trasferiti, definitivamente trasferiti, nel momento in cui il complesso monumentale viene abbandonato. Siamo intorno al 2003, le opere vengono trasferite nelle sedi benedettine genovesi. La chiesa di San Martino a Pegli o quella di Nostra Signora delle Grazie, sempre a Pegli, di cui abbiamo parlato. Una piccola parte di beni arriverà a Finalpia, nell'abbazia benedettina, in provincia di Savona. Ecco, di tutto quello di cui abbiamo parlato, nulla tornerà a San Giuliano. Le opere hanno preso altre strade e rimarranno dove sono. Il compito di questo contributo è stato quello, per la prima volta, di tentare una ricognizione di queste opere, di radunarle insieme all'interno di un volume, e con i racconti da San Giuliano di portarle alla vostra attenzione. Grazie.